Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Paolo Spal 07 e anche oggi parliamo di Spal. Sigla. Domenica 17 dicembre, ore 18, stadio Ciro Vigorito di Benevento, Benevento Spal. L'avversario, il Benevento allenato da mister Roberto De Zerbi, è una squadra che abbiamo imparato a conoscere l'anno scorso. Durante il campionato di Serie B, nel quale sia la Spal che il Benevento hanno avuto un percorso analogo, nel senso che erano due neopromosse che hanno trovato entrambe una clamorosa promozione in Serie A insperata all'inizio del campionato. La Spal è andata su diretta vincendo il campionato, il Benevento ha vinto i playoff contro il Carpi in finale, ma ci ritroviamo comunque tutte e due in Serie A. Diciamo che il colpo della categoria e del doppio salto si è fatto sentire un po' per entrambe. Il Benevento ha infilato praticamente tutte sconfitte a parte una, che è stato il pareggio ottenuto 2 turni fa in casa contro il Milan con il clamoroso epilogo della rete di Brignoli al 95esimo. Mentre la Spal ha iniziato bene, poi dopo i limiti e l'impatto con la categoria si sono fatti vedere tutti. La Spal va a giocarsi un match salvezza al Vigorito, questo è fuori ogni discussione. E come tutti i match salvezza, secondo me, anche come contro il match col Verona, penseremo prima a non prenderle anche la controparte giallorossa. Penseremo a non prima di tutto a non prendere gol e poi dopo a farne con una partita che verrà fuori sicuramente senz'altro più fisica. Giocata sui nervi piuttosto che tattica e giocata bene, diciamo. Battere il Benevento non sarà una passeggiata come tutti credono, anche perché sottovalutare le squadre è il primo modo per andare a prenderle, secondo me. Tuttavia, nonostante il Benevento abbia comunque perso alcune partite in modo rocambolesco e clamoroso, come per esempio venite col Sassuolo al 90esimo dopo un rigore parato e poi ha preso gol da calcio d'angolo, come col Torino che ha preso gol al 90esimo e alcune sconfitte meritate, per esempio a Cagliari, è anche comunque vero che a Benevento hanno vinto tutti a Milan a parte. Quindi andare a non far punti a non far 3 punti a Benevento, secondo me per la Spal sarebbe devastante, soprattutto dal punto di vista sia della classifica che mentale. Perché una vittoria significherebbe dare continuità al clamoroso pareggio in casa col Verona, che è arrivato in una maniera del tutto inaspettata perché la Spal era sotto 2-0 e la partita era praticamente già persa, secondo me. E abbiamo fatto un ribaltone clamoroso in 2 minuti e andare a vincere a Benevento significherebbe acquistare una consapevolezza nei propri mezzi, che è vero che tante volte ho detto la partita della svolta, ma questa potrebbe veramente esserlo. Perché questa volta la situazione è diversa, appunto significherebbe tanto e significherebbe innanzitutto fare 3 punti che per la Spal servono in questo momento come l'ossigeno che respiriamo, perché la situazione di classifica sta cominciando veramente a farsi complicata, il girone d'andata è praticamente finito, le prossime due saranno con Torino e Sampdoria e sarà complicatissimo fare dei punti, specialmente con la Sampdoria che è una squadra che ne macina. E dunque questi 3 punti, oltre che dal punto di vista del morale, che sarebbe importantissimo per il girone di ritorno, significherebbero veramente tanto per la Spal, anche dal punto di vista della classifica. Bene, ragazzi, se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, condividetelo, scrivetevi nei commenti cosa ne pensate, di Benevento Spal, di cosa deve fare secondo voi la Spal per provare a vincere, il match fondamentale del Vigorito. Io vi ringrazio come al solito di tutti i commenti che mi lasciate e noi come al solito ci rivediamo al prossimo video. E sempre Forza Spal!